Era doveroso seguire e sviluppare questa tendenza delle donne a iscriversi a ingegneria, a seguire un percorso di studi duro e difficile, ma dove sono sicuramente protagoniste anche nel Consiglio nazionale con Ania Lopez che segue tutte queste iniziative, ma protagoniste in tutta una serie di attività che il Consiglio nazionale intende portare avanti. Oltre Ingegno al femminile c'è questa presenza Expo, ma ci sono sicuramente altre occasioni nelle quali le ingegnere potranno dare un contributo importante.